Parliamo di cucina, parliamo di gastronomia alpina. Siamo a Malga Dayan, qui a Passo Lavazzè, con Nello e Eva De Francesco. Diciamo subito che parliamo di sapori vernacolari, potremmo dire, cioè di sapori, di piatti che ci riportano dentro le nostre origini montanare, ad iniziare da questa passione vostra, Nello, per i formaggi. Sì, certamente quello che ci porta avanti quando è la Malga, speriamo, ma anche perché vedo che i turisti lo mangiano volentieri, il formaggio e i formaggi che qui andiamo a prendere quasi tutti i giorni giù al caseificio di Cavalese ci danno tante soddisfazioni. Li trattiamo sia freddi come antipasti con le ricotte, che avete sentito anche voi, o fresche o affumicate, addirittura le ricotte di capra, e poi i formaggi per fare questo famoso zin zin che voi l'avete potuto assaggiare. Poi abbiamo assaggiato anche lo yogurt oggi, il formaggio fuso che avete assaggiato oggi è fatto con questi formaggi nostri qua, e invece come antipastino avete assaggiato le ricotte fresche, le ricotte affumicate e lo yogurt, no, che ha fatto la signora Eva, con la patata che può essere calda o fredda ma comunque bollita, e la rucola. Questa è la nostra specialità, diciamo, per quanto riguarda i formaggi. L'apoteosi poi la raggiungiamo nel piatto della Malga. È il piatto della Malga, quello non ha i formaggi, ma comunque tutto quello che può essere la costicina di maialino bella fresca, addirittura la costicina affumicata, un pezzettino di salsiccia con quello che può essere la pancetta stufata, un pezzettino di wurstel, la verza, e anche dopo la verza abbiamo i fagioli. Il tutto dosato per bene, viene chiamato appunto il piatto della Malga, che per tanta gente può essere tanto, difatti lo dividono anche in due, ma per tanta gente è la mangiata delle mangiate. Veniamo ai dolci, si ritorna alla Malga con la panna cotta, con altri sapori, e poi questo dolce, anch'esso vernacolare, potremmo dire. Ecco, io mi immagino che vernacolare, visto che noi abitiamo in montagna, voglia dire dei vecchi tempi. Sì, Maria Santa Pia, certo, perché il frate ubriaco lo si dava una volta nei paesi qua, lo si dava alle donne, ma più anche agli uomini, che dopo messa, dopo la messa prima della domenica, andavano a messa, dopodiché facevano anche la comunione, perciò erano a digiuno, dopodiché si fermavano nei vari bar, a Dayan, Caram, Varena, e si bevevano un bianchetto o una sciava, un vinaccio che c'era una volta, e vicino la gestora di questi bar ci dava una fetta di pane nel vino rosso, non forse elaborato come l'ho fatto io adesso, e zuccherato, che dava quel momento di potenza. Così arrivavano a casa a mezzogiorno dalle loro mogli belli carichi, però insomma avevano anche un po' gusti e sapori proprio di una volta, sì sì. E certamente poi noi l'abbiamo un po' modernato con i chiodi di garofalo, il vino vabbè, poi zuccherato, poi ci abbiamo messo anche un attimino di cacao, questa crema di latte, questa panna voltata che ci abbiamo messo sopra, il tutto fa un po' di occhio, che è anche importante vederlo come lo si presenta. Dopodiché lo si mangia tutti quanti in una stessa padella, anche diciamo per poter suggellare l'amicizia che c'è nel tavolo, no? Per dire così. Questo è il frate ubriaco, che noi nella baita che avevamo prima lo davamo ad hoc proprio a delle persone mirate, non a tutti piaceva, perché è un po' particolare, no? Voi invece sono molto contento perché l'avete mangiato, no? E diciamo che questo frate ubriaco è di nicchia, no? Tutti piace, però a chi piace torna indietro vernacolando. Perfetto. Grazie ragazzi.